Amici di Barbecue Mania, benvenuti e ben ritrovati. Quello che andiamo a vedere in questo video è il modello top di gamma della linea Q dell'azienda Weber. Nello specifico stiamo parlando del modello Weber Q320 e vado ad elencarvi e a farvi vedere quali sono le sue peculiarità e le sue caratteristiche tecniche. Innanzitutto notiamo che rispetto ad altri barbecue della linea Q, il Q320 presenta una colorazione total black, per cui abbiamo anche braciere e coperchio completamente di colore nero. Inoltre il Q320 rispetto al suo cugino Q300 ha di serie la lampada per le cotture notturne posta su una maniglia, e poi andremo a vedere aprendolo, ha anche la griglia di riscaldamento. Per cui rispetto al Q300, il 320 presenta non solo il colore diverso, ma anche questi due piccoli accessori in dotazione di serie. Il Q320 ha una potenza di 6,4 kW, l'area di cottura è di 64x45, il carrello è realizzato in nylon con fibra di vetro intrecciata. I due ripiani laterali presentano tre ganci portotensili per lato, per cui possiamo avere sempre a portata di mano durante le nostre cotture quello che sia la nostra spazzola, il nostro forchettone, la nostra spatola o la nostra pinza. In tutto in maniera molto ordinata e sempre a portata di mano. Il Q320 presenta due bruciatori inox totalmente indipendenti, li andiamo a comandare con queste due manopole, per cui possiamo gestire sia le cotture dirette che le cotture indirette. Il carrello presenta due comode ruote per spostare il nostro barbecue in maniera facile ed agevole, ed inoltre i piani laterali sono richiudibili, per cui se abbiamo problemi di spazio, qualora dovremmo andare a riporre il barbecue in degli spazi abbastanza angusti, possiamo chiudere i due piani e il barbecue occuperà meno spazio in larghezza. Il barbecue funziona con normale bombola GPL da 5 da 10 kg. Se useremo quella da 10 kg avremo un'autonomia di circa 25 ore di cottura, con quella da 5 avremo un'autonomia di 9 ore e mezza. Come tutti i barbecue della linea Q della Weber, anche il Q320 ha una garanzia sul braciere e sul coperchio di circa 10 anni. Il braciere e il coperchio sono realizzati in fusione di ghisa d'alluminio, mentre le griglie di cottura sono in ghisa smaltata, ghisa d'acciaio smaltata, idonee per l'utilizzo alimentare. Andiamo a vedere nel dettaglio come è fatto e quali sono le principali caratteristiche di questo barbecue, che a mio avviso è molto adatto per chi sta passando dal mondo della carbonella al gas o per chi invece da zero si sta avvicinando al mondo del barbecue semiprofessionale, per cui si sta avvicinando anche a quelle che sono il concetto di cottura diretta ed indiretta. Come detto, abbiamo un termometro sul coperchio, termometro che presenta due scale graduate, una esterna che sono i gradi Fahrenheit ed una interna che sono i gradi Celsius. Questo termometro ci sarà di grande aiuto durante la fase delle cotture indirette, per cui possiamo gestire quelle che sono le temperature senza rischiare di bruciare le nostre pietanze. Questa è la lampada di cui vi parlavo, lampada in dotazione. La lampada si attiva e si disattiva tramite questo pulsante ed è molto utile quando andiamo ad effettuare quelle cotture al tramonto o di sera. La lampada funziona con tre normali pile stilo ed illumina la superficie di cottura con tre diodi a LED, per cui è anche diciamo quasi indistruttibile e a basso consumo di energia. Questa è la griglia in acciaio cromato di riscaldamento, molto utile per mantenere in caldo quelle pietanze già cotte mentre finiamo le nostre cotture, oppure utilissima anche per preparare dei crostini alla perfezione. Grazie a questa griglia di riscaldamento e coperchio chiuso riusciremo a dorare perfettamente il pane sotto e a far sciogliere completamente la mozzarella sopra. La griglia è in ghisa di acciaio smaltata, abbiamo detto ha una dimensione di 64 cm sulla larghezza e 45 sulla profondità. La griglia
è divisa in due settori, in modo tale che, togliamo un attimino la nostra griglia di riscaldamento, dicevamo in modo tale perché è divisa in due settori, perché possiamo decidere di togliere mezza griglia e mettere una piastra in ghisa utilissima per le cotture di verdure o crostacei o comunque cotture abbastanza delicate. Al di sotto notiamo i due bruciatori in acciaio inox di cui vi parlavo. Abbiamo un bruciatore perimetrale e un bruciatore centrale. Questi due bruciatori li possiamo gestire indipendentemente l'uno dall'altro, per cui quando andremo a fare la cottura diretta, tutti e due i bruciatori accesi, con la cottura indiretta, bruciatore centrale spento e il bruciatore perimetrale acceso con la pietanza sopra bruciatore centrale. Coperto e chiuso, il calore circolerà all'interno del barbecue e andremo ad effettuare delle cotture come se fosse il forno ventilato di casa. Andiamo a rimettere la nostra griglia. Ah, scusate, cosa importantissima. Quello che vedete sotto è lo scarico dei grassi. Il grasso colerà lungo il braciere e andrà a raccogliersi in quella che intravedete, quella vaschettina d'alluminio che intravedete lì sotto, che ora vi faccio vedere nel dettaglio. Eccola qui. La vaschettina è facilmente sostituibile e lavabile, basterà tirar fuori il supporto, semplicemente estraendolo, e andremo a togliere quella che è la nostra vaschetta e la potremo lavare molto facilmente. Un piccolo consiglio che posso darvi per non stare a cambiare o non stare a faticare nel lavare la vaschetta è quello, magari prima di iniziare a cuocere, mettere all'interno di questa vaschetta un filo d'acqua in modo tale che il grasso non si attaccherà alle pareti. E sarà molto molto facile pulirla e non dovrete stare a sostituirla ad ogni cottura. Il barbecue ha un'accensione piezoelettrica, per cui premendo il bottone andremo non mi viene il termine. Andremo ad accendere una scintilla che andrà ad accendere il nostro bruciatore. Rimettiamo la griglia. Ecco qua. Il barbecue, come detto, questo è il piano laterale con i tre ganci. Come detto, i piani laterali sono ripiegabili. In che modo? Basterà sollevare il nostro piano, tirarlo verso di noi e lasciarlo scendere. In questo modo, se abbiamo poco spazio dove andremo a rimettere il barbecue, andremo ad occupare ancora meno spazio piuttosto che tenerlo con i ripiani aperti. I piani, abbiamo già detto, hanno i tre ganci quarto tensili. Rimettiamo un attimino la nostra griglia di riscaldamento, operazione molto semplice in quanto la griglia è ad incastro. Ecco qua. Chiudiamo il coperchio. Vi faccio vedere, questo è il telo copribombola di serie e il bagno inoltre di serie ha già il suo regolatore per la bombola del gas e il tubo in gomma, per cui basterà avvitare il regolatore alla bombola e saremo pronti a cucinare. Le due ruote facilitano lo spostamento del barbecue, basterà prenderlo per il telaio e vedete che spostarlo è veramente molto semplice e comodo. Come detto, il Q320 mi sento di consigliarlo a quelle persone che non hanno pratica con le tipologie di cotture che possiamo andare a fare col barbecue, per cui stanno passando da quella che è la classica fornacella o un classico barbecue a gas, dove fino ad oggi avete fatto soltanto le vostre cotture dirette, per cui cottura diretta a cibo posto sopra la fonte di calore, cottura indiretta cibo posto lontano dalla fonte di calore con coperchio chiuso. Il calore circolerà all'interno del barbecue e andrà a creare un effetto ventilato che andrà a cucinare quelli che possono essere polli, tacchini, arrosti, pizza, dolce, pane, insomma tutto quello che normalmente voi fareste all'interno del vostro forno di casa. Per cui, dicevamo, il Q320 mi sento di consigliarlo a chi si sta avvicinando a questo mondo o semplicemente a chi magari sta passando dalla carbonella al gas, per cui già magari conosce il mondo Weber, ma ecco, vuole passare dal classico one touch a carbone al mondo del barbecue a gas. Questo modello, come tutti gli altri modelli della gamma Weber, li trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it.
Vi invito a, diventare fan della nostra pagina Facebook barbecumania.it, dove periodicamente posteremo codici sconto e promozioni su tutti i prodotti in vendita sul nostro store online. E vi invito anche a iscrivervi alla nostra pagina, alla nostra pagina YouTube, dove molto spesso andremo a mettere presentazioni e recensioni dei prodotti che vendiamo all'interno del nostro sito, ed anche consigli e metodi di cottura o semplicemente ricette di tutto quello che ruota intorno al mondo del barbecue e di tutti quei prodotti che potete trovare all'interno del nostro sito online. Non mi resta che augurare una buona grigliata a tutti voi, un caloroso saluto a tutti, al prossimo video.